Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. La festa della Trinità che oggi celebriamo è stata introdotta molto tardi nel calendario liturgico nel XIV secolo e non appartiene al tempo pasquale che si è concluso domenica scorsa con la Pentecoste. È stata istituita per farci riflettere sulla verità centrale della nostra fede, sul mistero profondo della vita intima dell'unico Dio, che non è un individuo, ma una comunione d'amore di tre persone. Noi non ci saremmo mai arrivati a immaginare un Dio così. È stato Gesù a parlarci del Padre, del Figlio e dello Spirito. E ci ha rivelato questo mistero non per presentarci un enigma inspiegabile, ma per darci la bella, la grande notizia, questa: che il Padre ci ha tanto amati da donarci il suo Spirito, la sua stessa vita. Avessimo soltanto la vita biologica che viene da questa terra, come tutte le vite biologiche tornerebbe alla polvere, ma il Padre del Cielo ha avuto un immenso amore per noi e ci ha donato la sua vita, la vita dell'Eterno, ci ha coinvolto per l'eternità nella comunione d'amore delle tre divine persone. Questa è la grande notizia, il Vangelo. Il primo gesto che i genitori e i nonni ci hanno insegnato è stato il segno della croce. Ci hanno insegnato a professare la nostra fede nel Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La parola greca con cui i padri della Chiesa si riferivano al gesto del segno di croce era sfragis, che significa sigillo. Questa parola, sigillo, sfragis, veniva utilizzata anche per indicare l'appartenenza di uno schiavo al padrone, di una pecora al suo pastore o di un soldato al suo comandante. Chi compie questo gesto del segno di croce, questa sfragis, dichiara di appartenere al mondo di Dio che ci è stato rivelato da Cristo, il mondo della Trinità. Da dove viene questa parola Trinità che non compare nella Bibbia? Il primo a impiegarla è stato un padre della Chiesa chiamato Tertulliano, vissuto tra il secondo e il terzo secolo. Le prime generazioni dei nostri fratelli di fede non conoscevano questa parola. Tertulliano non ha voluto inventare una nuova verità, semplicemente ha cominciato a riflettere su ciò che la Bibbia e il Nuovo Testamento dice di Dio. Nei Vangeli Gesù, quando parla di Dio, lo chiama sempre Padre. Questa parola Padre sulla bocca di Gesù ricorre ben 184 volte. L'unica volta in cui un uomo impiega questo termine per parlare di Dio Padre è Filippo, durante l'ultima cena, quando chiede a Gesù: mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponde: Filippo, chi vede me vede il Padre. Quindi vedere il Figlio Gesù è vedere Dio. E quando Gesù dice: io e il Padre siamo uno, nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E conoscere nella Bibbia indica una profonda, intima comunione di vita e di amore fra Lui e il Padre. Anche noi siamo figli, ma Lui è l'unigenito Figlio di Dio, colui che in principio era presso Dio, dice il Vangelo di Giovanni nel prologo.
Ricordiamo la lettera ai Filippesi, dove si dice che prima di farsi uno di noi, Gesù era nella condizione divina, il Figlio era Dio. Chiaro, queste affermazioni avevano bisogno di essere spiegate perché tutti noi vogliamo capire meglio che relazione c'è fra il Padre e Gesù, il Figlio. Poi nei Vangeli si parla continuamente dello Spirito. Ricordiamo il Battista, il quale dice: viene colui che vi battezzerà, non nell'acqua, ma vi immergerà nello Spirito. E Gesù promette tante volte questo dono dello Spirito, della vita divina. Sul Calvario, col suo ultimo respiro al termine della missione che aveva svolto in questo mondo, Gesù consegna lo Spirito. E poi nel giorno di Pasqua ricordiamo che lo ha donato ai discepoli riuniti nel Cenacolo. Bene, si sono chiesti i cristiani della generazione di Tertulliano: chi è questo Spirito Santo, questa potenza dell'Altissimo che, come ci viene detto nel Vangelo di Luca, ha steso la sua ombra su Maria, dalla quale poi è stato generato Gesù il Cristo? Chi è lo Spirito che ha mosso Gesù durante tutta la sua vita e quali relazioni d'amore intercorrono fra il Padre, il Figlio e lo Spirito? Ecco gli interrogativi cui hanno cercato di rispondere i padri della Chiesa a partire dalla fine del secondo secolo. Non intendevano aggiungere qualcosa di nuovo alla parola di Dio, ma volevano capire e far capire ai credenti le verità contenute nelle Scritture. E hanno cominciato a formularle queste verità di fede servendosi del linguaggio filosofico che avevano a loro disposizione. È in questo tempo, infatti, che per spiegare le relazioni fra il Padre, il Figlio e lo Spirito hanno introdotto delle parole che noi conosciamo bene perché ricorrono nel nostro credo: la Trinità, la persona, generato, non creato, sostanza del Padre. Noi desidereremmo capire tutto di questa relazione d'amore fra il Padre, il Figlio e lo Spirito, ma per noi poveri mortali questo sarà sempre impossibile. Come possiamo pretendere di capire il mistero di Dio? Le nostre povere parole saranno sempre un balbettio su questo mistero. E oggi siamo invitati a riflettere e a gioire del dono che il Padre del Cielo ci ha fatto. Ci ha introdotti nella relazione d'amore della Trinità. È commovente ciò che dice Giovanni nella sua prima lettera, all'inizio del capitolo terzo. Vedete, quale immenso amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non ci è stato ancora rivelato. Però sappiamo che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Il brano evangelico che tra poco ascolteremo ci racconta come si è conclusa con la Pasqua la rivelazione dell'amore del Padre che è stata portata nel mondo dal Figlio unigenito Gesù di Nazaret. Sentiamo. Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Undici discepoli. È così che l'Evangelista Matteo ci presenta la prima comunità cristiana. Vediamola, da chi è composta? Da persone scosse da ciò che è accaduto al loro maestro Gesù di Nazaret. Ed è una comunità ferita perché uno di loro si è allontanato,
ha fatto altre scelte, ha ritenuto che Gesù fosse un sognatore, un eretico pericoloso per le tradizioni religiose e per la vita del suo popolo. Per questo lo ha consegnato all'autorità religiosa. I Vangeli non dicono che Giuda ha tradito il Maestro, ma lo ha consegnato. Mai viene impiegato il verbo prodidomi, tradire, sempre paradidomi, consegnare. Perché lo ha fatto? Per il denaro? No, la ragione è più profonda. È che Giuda non si è lasciato convertire dalla parola di Gesù, dal suo Vangelo, ha preferito la tradizione degli scribi, ha creduto nella catechesi dei farisei che presentavano il Dio legislatore e giustiziere, non ha accolto la gioia del volto nuovo di Dio presentato da Gesù di Nazaret, il Dio che accoglie ogni uomo, giusti e peccatori, ama tutti. Giuda ha ritenuto Gesù un sovversivo e lo ha consegnato all'autorità religiosa. È un gruppo ferito, quindi, questo degli undici, ed è anche un gruppo che si sente umiliato a causa delle proprie fragilità, di cui sono ben coscienti. Durante tutta la vita pubblica, più volte Gesù li ha chiamati uomini di poca fede, duri di cuore, incapaci di capire e di accogliere il Vangelo. E poi, più recente, ciò che è accaduto quando Gesù è stato arrestato. Sono scappati tutti. Pietro, l'unico, il più coraggioso, che ha tentato di seguire il Maestro per vedere come andavano a finire le cose, ma poi quando è stato messo alle strette lo ha rinnegato, ha giurato di non conoscerlo. E l'Evangelista Marco impiega un verbo molto forte, dice che a un certo punto ha cominciato a maledire, anathematizei, a maledire Gesù, per far capire a quella gente che lui con quell'uomo non c'entrava. Ecco, sono arrivati lì questi discepoli. E Matteo difatti li chiama discepoli, non apostoli, proprio perché vuole invitarci a vedere in questo primo gruppo la nostra Chiesa, che non è composta da gente perfetta, ma da persone deboli, fragili, di poca fede, pieni di incoerenze, di incertezze, di interrogativi. E questa Chiesa Gesù la ama, così com'è. È stata così la nostra Chiesa, fin dall'inizio, una comunità di discepoli che un po' credono, un po' dubitano. Siamo noi quegli undici, ed è a noi che oggi Matteo vuole fare ascoltare le ultime parole del risorto. Questi discepoli vanno in Galilea perché nel giorno di Pasqua, alla Maddalena e alle donne che si erano recate al sepolcro, il risorto ha detto: dite ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Come devono andare in Galilea? Luca, Giovanni ci dicono che nel giorno di Pasqua i discepoli hanno incontrato il risorto, hanno visto il risorto. Come mai adesso devono andare in Galilea per vederlo? Sì, sanno che è vivo, ma non hanno ancora realmente visto che cosa comporta la risurrezione di Gesù. Non si sono ancora lasciati coinvolgere dall'esperienza della Pasqua, non hanno capito che adesso cambia tutto nella loro vita. Se la vita di Gesù si fosse conclusa nel sepolcro, questi discepoli avrebbero provato un immenso dolore, perché avrebbero visto perdere la persona che più hanno amato e ammirato e avrebbero poi visto svanire tutti i loro sogni. Nei loro cuori sarebbe rimasta una ferita perenne. Avrebbero conservato un bel ricordo di Gesù, ma alla fine avrebbero poi messo il cuore in pace e avrebbero ripreso la loro vita. Se Gesù è risorto, se colui che gli uomini hanno ritenuto un fallito
è stato invece glorificato da Dio, allora lui aveva ragione in tutte le proposte che aveva fatto. E allora la vita dei discepoli si complica perché deve sintonizzarsi sulla sua. Loro lo avevano seguito perché miravano al successo, a diventare grandi, ricchi, padroni. Adesso devono ammettere che lui aveva ragione quando diceva che veramente grande è colui che si fa piccolo come lui, servo di tutti, povero. Devono ripartire, ecco la necessità di tornare in Galilea. Matteo adesso sta parlando a noi, sta dicendo che noi adesso dobbiamo vedere il risorto insieme a questi 11 che sapevano che era vivo, ma dovevano vederlo realmente e vedere che cosa comporta adesso il fatto che lui sia risorto. Noi come loro siamo invitati ad andare in Galilea, cioè a ripartire da dove è iniziata tutta la nostra storia, per prendere coscienza della proposta di uomo che Gesù ha fatto durante tutta la sua vita. E ci invita ad andare sul monte insieme a questi 11, perché è solo andando sul monte che si aprono i nostri occhi. Non su un monte qualunque, ma sul monte che Gesù ha indicato. Quale monte? Sappiamo che nella Bibbia, quando si parla di qualcuno che va sul monte, come Mosè per esempio, significa andare ad incontrare Dio, entrare nel mondo di Dio, staccarsi dalla pianura dove gli uomini seguono i loro criteri, che sono quelli della logica mondana. Bisogna salire sul monte per vedere il risorto realmente. Su quale monte allora Gesù ci invita a salire? Beh, apriamo il Vangelo secondo Matteo, se lo scorriamo, noi troviamo che Gesù per 3 volte porta i suoi discepoli sulla montagna, non su un monte materiale, ma li introduce nel pensiero di Dio. Il primo monte su cui Gesù dà l'appuntamento è quello delle beatitudini. Gesù vuole che torniamo noi in Galilea perché vuole farci riascoltare le sue beatitudini, ma alla luce della Pasqua. Sono beatitudini che sono ben diverse da quelle predicate in pianura dagli uomini, dove beato è chi arricchisce, chi si gode la vita, chi pensa a se stesso, non agli altri. Dopo la Pasqua, le beatitudini di Gesù sono ascoltate in un modo diverso. Lui che ha vissuto e incarnato le beatitudini che ha predicato è stato glorificato da Dio. Quindi le beatitudini vincenti non sono quelle di questo mondo, sono le sue beatitudini. Dio gli ha dato ragione. Secondo monte che dobbiamo scalare, quello della trasfigurazione, della metamorfosi. Sappiamo che cos'è la metamorfosi. Il bruco è brutto, non è attraente, ma è destinato a diventare una incantevole farfalla. Gesù si è presentato con l'identità dello schiavo. Ora vediamo dove è andato a finire. È diventato il Signore. La sua divisa era il grembiule del servo, che non era apprezzato dalla logica della pianura, ma nella Pasqua lo vediamo rivestito dei paludamenti regali. Apri gli occhi, adesso vedi, se sali sul monte della trasfigurazione, dove va a finire colui che nella vita si fa servo come lui è diventato servo. Aveva ragione, per essere glorificati bisogna scendere come lui all'ultimo gradino, quello dello schiavo. Il terzo monte, quello dove Gesù
mostra la condivisione dei pani. È un monte che è il più difficile da scalare, questo, perché è quello su cui Gesù ci insegna che tutti i beni della terra non sono nostri, sono di Dio, quindi non possono essere accumulati. A ogni suo figlio Dio dona i suoi doni, nessuno se ne può accaparrare pensando di mantenere qui per sempre la sua vita accumulando beni. No, questa è follia. Tu, quando hai il necessario, il resto è per i tuoi fratelli, perché tu non rimani infinitamente qui in questo mondo. No, tu lasci il posto ad altri. E quindi non puoi accumulare beni che non sono tuoi, sono di Dio. Eccola la condivisione. La ragione per cui il risorto vuole che i discepoli vadano in Galilea e salgano su queste tre montagne, che non sono facili da scalare, è perché vuole farci vedere che chi si vive secondo la proposta che Gesù ha fatto è colui che indovina la vita. Lui aveva ragione. Sentiamo adesso che cosa fanno questi 11 che siamo noi. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Come mettere d'accordo ciò che accade a questi 11? Quando vedono il risorto si prostrano, però nei loro cuori sorgono degli interrogativi, dei dubbi. Ma se lo stanno vedendo, come possono dubitare? Il verbo che viene impiegato qui quando la traduzione dice si prostrarono è lo adorarono, vuol dire che hanno riconosciuto in Gesù la presenza di Dio, vuol dire che hanno riconosciuto che la parola di Gesù è quella che viene da Dio. Ma adorare non è soltanto questo, significa dare la propria adesione a queste proposte di vita che lui ha fatto. Hanno davanti a loro la prova che l'uomo riuscito è Gesù di Nazareth. Da dove vengono adesso i loro dubbi? Non dubitano che Gesù sia risorto, che sia vivo. Il dubbio è un altro. È l'interrogativo che si ripresenta anche quando hai fatto la tua scelta di aderire a Cristo e al suo Vangelo. Perché? Ti si ripresenta dopo l'interrogativo, ma sarà poi vero che sto indovinando la vita? È l'esperienza del dubbio che facciamo anche noi, non del dubbio che esista o non esista Dio, un po' anche questo, ma il dubbio vero è un altro. Se seguo Cristo, indovino la vita o la perdo? Lui mi dice di donarla e tutto mi dice che lui ha ragione. Ma io non avrò rimpianti di non essermela goduta, come predicano coloro che non sono saliti sul monte. Non avrò rimpianti se non ho pensato a me stesso e solo a me stesso, a star bene e basta. Eccolo il dubbio. Rimanere sul monte, continuare a pensare e a vivere come ci ha mostrato Gesù, o tornare un po' anche in pianura per ragionare e vivere un po' come fanno tutti. Il risorto non si meraviglia dei nostri tentennamenti, dubbi, incertezze, fragilità. Anzi, mostra di fidarsi totalmente di noi, perché ci affida una missione. Sentiamo. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E avvicinatosi. Forse noi pensiamo che Gesù si allontani da noi quando tentenniamo, quando siamo esitanti nell'accogliere la sua proposta di vita, quando sorgono in noi dei dubbi e ci chiediamo: ma
varrà poi la pena seguirlo fino in fondo? Gesù non si adonta se noi vacilliamo, mette in conto i nostri tentennamenti e difatti non si allontana, si fa ancora più vicino a quegli undici che siamo noi e conferisce il suo stesso potere. Dice: mi fu dato ogni potere in cielo e sulla terra. Di che potere si tratta? Quando noi sentiamo parlare di potere, pensiamo subito al diritto di imporsi, di dare ordini, farsi obbedire e servire? No. Questo è il potere che Satana aveva offerto a Gesù, il potere che a Pietro sarebbe piaciuto avere, ma che Gesù ha sempre rifiutato. Dio ha un unico potere, quello di amare e di servire. E questa forza di servire è quella che Gesù ha ricevuto dal Padre in pienezza, quella forza che è lo Spirito presente in Lui e che lo ha mosso e portato al dono della vita. Nella Pasqua Gesù ha consegnato a noi discepoli questo spirito, questo potere che ci fa vincere tutte le forze del male. E mossi da questo spirito siamo abilitati a svolgere la missione che adesso Lui ci affida. Sentiamo che cosa ci dice di fare. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato. La missione che il Risorto ci affida è sintetizzata in quattro verbi. Il primo, andate. Il discepolo deve mettersi in movimento. Non deve aspettare che siano gli altri che vanno da lui. Lui deve muoversi. Nell'Antico Testamento, quando si parla della salvezza che doveva raggiungere tutti i popoli, si dice che questi popoli si sarebbero messi in movimento per andare a Gerusalemme e lì ascoltare la parola del Signore. Ricordiamo questa solenne processione di popoli che è presentata al capitolo 60 del profeta Isaia, dove si dice: verrà a te Gerusalemme la ricchezza di tutte le genti, uno stuolo di cammelli, di dromedari ti invaderà, verranno da Saba, da Efa, da Madian e porteranno tutte le loro ricchezze, i re di Tarsis e delle isole verranno a portare i loro tributi, ti serviranno tutti i re della terra. Gesù dice: voi discepoli vi dovete muovere per andare incontro a tutti questi popoli, mossi dalla mia stessa passione d'amore per l'uomo, dovete andare a portare a tutti quella parola del Vangelo che rende figli di Dio. Secondo verbo, fate discepoli tutte le genti, discepoli di Cristo. Chi erano i discepoli dei rabbini? Erano coloro che vivevano accanto al loro maestro per apprendere la sua dottrina e assimilare il suo modo di vivere. Per ottenere la salvezza, tutti i popoli devono essere portati a Cristo, perché è da Lui che devono imparare, cioè devono essere accompagnati su quei tre monti dove si assimila il pensiero di Dio che è comunicato attraverso la parola di Gesù di Nazareth. Discepolo viene dal verbo discere, latino, che vuol dire imparare. Gesù vuole che tutti divengano suoi discepoli e il mondo sarà salvo quando tutti accoglieranno la proposta di vita che Gesù fa col suo Vangelo. Terzo verbo, battezzare. Chi accoglie il Vangelo e dà la sua adesione a Cristo è accolto nella comunità dei discepoli attraverso il rito del battesimo, che indica
l'immersione nella vita di Dio, in quella relazione d'amore fra il Padre, il Figlio e lo Spirito. La prova che noi siamo fatti a immagine di questo Dio Trinità e comunione è il fatto che noi ci sentiamo pienamente felici solo quando siamo coinvolti in una relazione d'amore. Quarto verbo, insegnando a tutti a osservare ciò che io vi ho comandato. Non si tratta di insegnare una dottrina, ma di lasciarsi inserire noi in una nuova vita, quella vita dei figli di Dio, che è quella di Cristo, che deve trasparire attraverso di noi. In questa vita devono essere inseriti tutti i popoli. Molto impegnativa la missione che il Risorto ci ha affidato. Ci sentiamo naturalmente deboli e piuttosto esitanti a incamminarci. Il Risorto non si meraviglia delle nostre difficoltà e perplessità, ma ci fa una promessa. Sentiamola. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Nell'Antico Testamento, quando Dio affida a qualcuno una missione importante e difficile, questi cerca di sottrarsi, di schermirsi, e il Signore gli dice: non aver paura, io sarò con te, ci sono io. Mosè, che è inviato in Egitto per liberare il popolo e ha paura di affrontare il faraone, il Signore gli dice: io sarò con te. Giosuè, che deve introdurre il popolo nella terra promessa, il Signore gli dice: come sono stato con Mosè, io sarò con te. Anche con i profeti. Geremia, quando è chiamato, cerca di schermirsi, dice: Signore, io sono inadeguato, non so parlare, sono balbuziente e poi sono giovane. Dio gli dice: non dire che sei giovane, io sarò con te. Anche a Maria l'angelo le dice: rallegrati, o amata da Dio, il Signore è con te, tu svolgerai alla perfezione la missione alla quale sei chiamata. Anche noi siamo chiamati a svolgere una missione importante, portare a compimento l'opera di salvezza di Cristo, cambiare il mondo. Dobbiamo andare ad annunciare a tutti la parola di salvezza, ed è a questo punto che cominciano i nostri dubbi, le nostre perplessità e incertezze. Perché? Perché ci chiediamo: ma io sarò in grado di testimoniare con la vita il Vangelo che predico? E poi, se inviterò la gente a salire sul monte per ascoltare le beatitudini di Gesù di Nazaret, non verrò deriso da coloro che cercano tutt'altre beatitudini? E poi è possibile, forse anche probabile, che non solo non mi ascoltino, ma che mi deridano? E il potere del male nel mondo non è poi troppo forte? Chi sono io per svolgere questa missione? È ciò che sentiamo anche dire da tante persone che sono invitate dai parroci a fare i catechisti o le catechiste. Si schermiscono, dicono: sono impreparato, tanto è inutile parlarne perché non ascoltano. Fossimo da soli, le nostre esitazioni e incertezze sarebbero tutte motivate, ma il Risorto ci ha assicurato: io sono con voi tutti i giorni fino alla realizzazione piena del progetto che Dio ha sull'umanità, che Lui ama. Se ci sono io, non dovete avere paura. Lui è presente al nostro fianco con la parola del suo Vangelo e con il pane dell'Eucarestia. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.